Amici miei, uomini e donne di Helgan, per lunghi anni la nostra è stata una nazione divisa, schiacciata, oppressa dai conquistatori da cui abbiamo tentato di liberarci. 10 anni fa io vi ho chiesto tempo e voi tutti avete deciso di concedermelo. Voi siete la mia forza, voi date senso ai miei sogni. I nostri padri affrontarono il più grande esodo della storia dell'umanità. Un esodo verso la libertà. Helgan divenne il simbolo di quella libertà. Il nuovo mondo trasformò i nostri corpi. In principio li rese più deboli, ma infine li fece divenire molto più forti. Nel tempo che mi avete concesso, io ho ricostruito la nostra nazione e ho riscoperto la nostra forza e ho finalmente ritrovato il nostro orgoglio. I nostri nemici interni si sono convertiti. Abbiamo offerto loro nuove ragioni per unirsi alla nostra causa. E oggi siamo di nuovo tutti uniti. Da oggi coloro che vogliono dividerci sentiranno la nostra voce. Da oggi noi saremo una cosa sola e non saremo più ignorati. Mai più! Generale Adam, signore! Navi Helgast in avvicinamento. Cosa facciamo, signore? Fuoco! Errore nel sistema. Errore nel sistema. Sono saltati. Voi ricevete qualcosa? Cazzo, siamo tagliati fuori! No, merda! E adesso che facciamo, signore? Dobbiamo tornare subito alla linea primaria! Ma che fai? Vuoi farti ammazzare, ragazzo? Che diavolo sei? Soldato Sanchez, signore. Non c'è da preoccuparsi per quegli Helgast. Stanno puntando dritti verso uno dei nostri campi minati. Ci rimarranno tutti secchi. E quanto li terrà fermi il campo minato? Non ancora per molto. È tutto il giorno che cercano un passaggio. Tu conosci questa zona, Sanchez? Sì, signore. Tengo sotto controllo gli Helgast da quando è iniziata questa storia. Ho perso il contatto con l'avamposto sulla dorsale, purtroppo. Molto bene, Sanchez. Allora fai strada. Dobbiamo impedire che gli Helgast sfondino le... Quanto tempo non vedevo un caricamento così. Bella di compagnia, quello vostro Chiesi che vi parla. Bentornati con un nuovo video. Oggi finalmente iniziamo... La madonna, il volume che c'è. Finalmente iniziamo il let's play di Battlefield. Sto abituato a dire Battlefield. Di Killzone 1, guardate come muoiono le merde. Siamo su Killzone 1, un gioco per la PlayStation 2 rimasterizzato qua su PlayStation 3 perché io ho preso la collection. Ragazzi, la cosa più odiosa di questo gioco era questa. Il fatto che non c'era il mirino, c'era la zoomata. Quanto è odiosa la zoomata. Intanto potete vedere che comunque la grafica non era poi male. Cioè, se la cava anche bene per essere un gioco del 2004, se non mi ricordo male. Usa le vette, guardate intorno. Era un gioco figo, io ovviamente l'ho iniziato. Nuovo obiettivo, arrivo. Tanto so già che ti devo seguire. Io l'ho iniziato a livello di difficoltà normale, perché se facevo difficile molte cose non me le ricordo, perciò i boss... Perché qua ci sono le boss fight. Non pensate che sia così tanto facile questo gioco qua, è una calogna in alcuni momenti. Perciò ho messo a livello normale. E per chi non lo sapesse, questo gioco puoi scegliere che personaggio usare. All'inizio ovviamente c'hai solamente lui. Minchia, l'ho scelto 2 secondi fa, non mi ricordo già più il nome. Tempest, grazie, arrivederci.
No, ma sono idiota, io ho usato il lanciagranate. È vero che qua c'è l'effetto, mi dimentico sempre che anche qua c'è l'effetto. Comunque ragazzi, ve lo dico già adesso. Muori, porca miseria. La pistola è OP, ve lo dico perché è sciotta. Ok, andiamo. Ah, è vero che devi tenere premuto, che brutta cosa. Vi dico già adesso che non so quanto dureranno gli episodi e soprattutto se ci saranno tagli, perché io penso che dei tagli li farò, perché comunque essendo un gioco da PlayStation 2 non è che sia proprio un bijou da vedere, soprattutto di intrattenimento. Perciò magari vi toglierò alcune parti, magari dove proprio ci sono zone morte o combattimenti troppo lunghi, tipo qua adesso io già avrei tagliato, però vi sto parlando, perciò scialla. Cos'è che dovrei fare? Non mi ricordo, devo andare avanti? No, non devo andare avanti perché è bloccato. Dobbiamo difendere. Ok, dobbiamo difendere e basta. La cosa brutta di questo gioco era il mirino. Nel primo c'è sto mirino qua. Nel 2 ovviamente si è modernizzato e hanno messo il classico mirino a puntino con L1 zoomi. Che qua è R3, madonna santa. Ragazzi, questo è stato un gioco che io ho adorato alla follia. Se devo metterlo in classifica è stato il mio primo gioco che veramente ho adorato. Beccati questo. Imbecille che sta nelle nostre trincee. Sono nostre. Sì, mitragliatrice, tutta mia. Dicevo, questo è stato proprio il mio gioco preferito. Cioè, mi piace proprio la trama, che poi ovviamente la vedremo insieme, perché molti di voi sicuramente non conosceranno questo titolo. Potranno dire, che cazzo sono sti tizi qua? Che cazzo è? Avete visto la intro iniziale che più o meno vi spiega perché gli Helghast ce l'hanno a morte con gli umani? Minchia, però, un po' più ferma, Dai, muori. Ah no, ma state qui, tanto... Cioè questo, raga, proprio per fare capire PlayStation 2, la gente neanche si copriva, cioè non si metteva dietro ai ripari, proprio che i soldati ti stavano Oh, ma te? Iniziamo coi camper? Iniziamo coi camper? Guarda, no! Come è morto? No, vi prego, come è morto? Ah, raga, vi prego, qualcuno ci faccia un meme, vi prego. Qualcuno prenda questa immagine e ci faccia un meme, vi scongiuro, ve lo imploro, fate un meme, è bellissimo come è morto. Ah, qua, vedete, ho preso l'arma degli Helghast, che è bellissima perché... Scemo, anch'io c'ho il fucile a pompa. Io ho sempre adorato l'arma degli Helghast, che si chiama Stack, non mi ricordo... Più che altro l'arma di Helghast in tutti i Killzone è sempre quella più figa da vedere. Perché questa, ok, è carina, però sembra tanto un fucile a pompa se lo guardate bene. Vieni qui, vieni qui. Potà. Ecco, bravo, faccia amore, imbecille. Invece se qua degli Helghast sembra proprio futuristica. Anche se non è un vero e proprio futuristico Killzone, perché è un mondo ipotetico nella quale praticamente noi umani abbiamo colonizzato un pianeta appunto chiamato Helghan. Solo che i residenti di Helghan non erano proprio contenti di starci qua sopra e hanno iniziato a fare bisticci, in poche parole. E abbiamo già vinto, mamma mia, prima missione, 7 minuti esatti. Cazzo, colpi sparati 500 alla madonna. Era Templar il nome, non Tempest. Perché ho detto Tempest? Io quanto sono idiota. Tenga giù la testa. Capitano Templar, siamo felici di vederla, signore. Siamo riusciti a difendere la posizione dal primo attacco, ma siamo bloccati dal fuoco di un cecchino. Attenzione. C'è un cecchino sulla torre. Possiamo coprirla mentre cerca di raggiungerlo. Andiamo. Prima cosa, con quale voce che non mi ricordavo questa voce? E seconda cosa, cosa più importante, con quale labiale mi stai dicendo che dobbiamo andare da sto cecchino? Deve salire questa scala per raggiungere il cecchino. Quale? Questo. Ragazzi, siamo nel 2004 e Killzone aveva già il tizio che si arrampica con le mani. Call of Duty nel 2015 ancora salgono le scale senza mani, per farvi capire. Ah, devo prenderlo il cecchino. Non Johnson. Era solo un ragazzo. E cazzo i suoi. Voi non potete capire. Il cecchino qua era una merda. Aspetta, guardate come si zoom. Devo tenere premuto e poi sparo. Ma dai. Ma si era spostato all'ultimo. Andiamo. Dobbiamo rientrare alla base. In avanti. Che cazzo era quella voce? Oh cazzo, imboscata. Arrivo. Aspetta, arrivo. Uno. Due. Mamma mia, la feed. La feed di tre. Fidi di 4, sniper, può chiamare l'UAV. In verità no, perché Killzone non ha le ricompense. Ragazzi, io direi di concludere qua il primo episodio, soprattutto perché la intro ho deciso di non tagliare.
Se non stai zitto, Dio santo, giuro ti sparo una granata, eh. Concludo quel video perché penso sia già uscito abbastanza lungo, essendo che non vi ho tagliato tutta la intro per farvi vedere bene innanzitutto com'è la grafica di gioco, perché essendo del 2004 ancora se la cava, cioè si difende abbastanza bene, e soprattutto per farvi capire all'inizio la storia, come si svolge, eccetera eccetera. Dunque ragazzi, io concludo qua l'episodio, spero che vi sia piaciuto, e tal caso vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento scrivendomi voi se avete mai giocato a Killzone, e soprattutto se vi piace questa tipologia di video, ovvero un po' tagliuzzati con scenette divertenti e momenti appunto salienti del gameplay, o magari se volete come ho fatto per Arden, ovvero tutto il gameplay diretto senza tagli, però risulterebbe un po' più noioso essendo anche un gioco abbastanza datato. Fatemelo sapere voi nei commenti. Iscrivetevi al canale se ancora non lo siete, passate dalla pagina Facebook, troverete sotto in descrizione. Io come al solito vi ringrazio di cuore per avermi seguito ed è tutto il supporto che lascerete sotto questo video, e noi ci vediamo col prossimo episodio sempre by Bad Company Italy.